Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: sull'Isola dei Famosi sembra scoppiare l'attrazione. Edoardo Tavassi non si trattiene, il commento lo sentono tutti, tensione erotica. Edoardo Tavassi.l'Isola dei Famosi non è iniziata da molto, ma le dinamiche sono già nel pieno del loro essere. Questo è anche grazie a un'attenta scelta dei protagonisti, nomi non troppo chiacchierati ma capaci di far alzare l'attenzione su di sé grazie ai loro caratteri focosi. Alcune dinamiche iniziali come quella delle coppie, che per esempio ha unito Edoardo e Gwendalina Tavassi, hanno poi portato ulteriore luce sul reality show di Ilary Blasi. Nelle ultime ore, sembra che Edoardo Tavassi abbia puntato gli occhi su una naufrago. I complimenti non tardano ad arrivare e le occhiatine sono palesi, ecco di chi si tratta. Edoardo Tavassi ammaliato dalla sua bellezza. Dei Tavassi la più conosciuta è sicuramente Gwendalina, una showgirl che si è fatta soprattutto conoscere come opinionista. Nella sua carriera ha anche partecipato a Tale e Quale Show di Carlo Conti, nel 2018, per poi ritornare in TV quest'anno all'Isola dei Famosi. Edoardo è il fratello maggiore ed è un appassionato di videogiochi e di manga dal fisico scolpito. Con la sorella sta condividendo l'esperienza dell'Isola dei Famosi, durante la quale vuole mettersi in gioco e, perché no, trovare l'amore. Edoardo, infatti, è stato per molti anni fidanzato con Lucia Martella, per poi frequentarsi per un breve periodo con Diana del Bufalo, con la quale però tutto si è chiuso in fretta e furia. Da quel momento la vita amorosa di Edoardo sembra non avere avuto grandi scossoni e, proprio durante una diretta dell'Isola dei Famosi, ha ammesso di essere alla ricerca di una fidanzata. Deve essere bella, per me ha detto, insistendo sul fatto che la bellezza sia relativa e diversa per ognuno. Nonostante gli scherzi e le battute, però, sembra che qualcosa stia nascendo sul serio. Ad averlo conquistato sembra essere Licia Nunez, l'ultima arrivata sull'isola. La modella e attrice, nota per le sue storie con altre donne come Imma Battaglia, sembra aver già colpito il fratello di Gwendalina, che le ha riservato parole dolci. Edoardo, addirittura, è arrivato a dirle che se si lega i capelli la nomina per l'eliminazione, suscitando in lei una risata di imbarazzo. Insomma, sembra che i due si intendano e che ci sia già un certo feeling, nascerà l'amore? Non ci resta che continuare a seguire l'Isola dei Famosi per scoprirlo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!